Quando parlo di Disneyland Paris con le persone che mi contattano per avere dei consigli, una delle domande più comuni che ricevo riguarda il periodo migliore in cui visitare il parco. L'estate è sicuramente uno dei momenti più belli dell'anno per visitare il resort, ma non lasciatevi ingannare. Nonostante la neve e il freddo invernale, il caldo può essere insopportabile nell'Île-de-France. E infatti, tra maggio e agosto, Disneyland Paris sperimenta spesso temperature che superano persino quelle di Orlando. Ciao amiche e amici appassionati Disney, io sono Federico e bentrovati in un nuovo video di Magic Everywhere Italia, l'unico canale YouTube italiano interamente dedicato alla magia di Disneyland Paris. Diciamocelo, per noi appassionati una giornata piovosa a Disneyland è sicuramente meglio di una giornata asciutta in qualsiasi altro posto del mondo. La pioggia di solito non causa problemi di salute, ma il caldo invece può essere pericolosissimo ed è importante trovare metodi per evitare una lunga esposizione al sole e alle temperature elevate. Nel video di oggi parliamo di alcuni accorgimenti con cui possiamo affrontare le calde e afose giornate estive a Disneyland Paris senza rovinarci la visita. Come sempre, vi invito a supportare il canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Per voi è un piccolissimo gesto, ma per noi vale veramente tanto. Grazie! E dunque, se pensate di visitare il resort nelle prossime settimane, questo è il video che fa per voi. Mettetevi comodi e prendete nota perché questi sono 7 consigli per visitare Disneyland Paris in estate. Numero 1. L'equipaggiamento essenziale. Ok, alcuni dei prossimi consigli potrebbero sembrarvi banali, ma meglio non sorvolare su nulla. Partiamo dai consigli di base, ovvero da tutte quelle cose che dobbiamo necessariamente mettere nello zaino per goderci una giornata a Disneyland Paris anche con il caldo estivo. Iniziamo da una borraccia in metallo, meglio se termica. È una vera e propria riserva di refrigerio alla quale attingeremo molto spesso. Continuiamo con un ventilatore portatile, ormai si trovano a prezzi veramente irrisori su Amazon e se la sera vi ricorderete di metterlo sotto carica insieme al telefono o alla macchina fotografica, avrà energia a sufficienza per rinfrescare la vostra giornata. All'occorrenza si ricaricano con un semplicissimo powerbank. In descrizione in questo video trovate il link del ventilatore portatile che io utilizzo e che vi consiglio. Ovviamente una crema solare con fattore di protezione elevato. Un consiglio piuttosto ovvio, e lo dico da testardo che non ne usa mai abbastanza, ma può veramente salvare la tua vacanza da una brutta scottatura. Un asciugamano rinfrescante, sono veramente fantastici, basta immergerlo in acqua, per esempio in bagno, alle fontanelle che ci sono in tutto il parco, scuoterlo un po' e poi avvolgerlo intorno alle spalle o al collo per avere un effetto rinfrescante immediato. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. E infine, ovvietà delle ovvietà, cappello e occhiali da sole. Che sia di paglia, con la visiera o anche da cowboy, un cappello in testa eviterà una lunga esposizione della testa ai raggi diretti, preservandovi dal rischio insolazione. Gli occhiali invece vi faranno arrivare a fine giornata con gli occhi meno affaticati dalla luce, pronti per godervi gli spettacoli serali al castello. Numero 2. Parti presto e resta fuori fino a tardi. A meno di trovarci in una giornata particolarmente afosa, a Disneyland Paris fa più fresco al mattino presto e una volta che il sole tramonta. Alloggiando in uno degli hotel Disney potrete sfruttare l'ora in più di magia per accedere al parco molto prima degli altri e optare per le attrazioni all'aperto. Idem per le ore serali. Molti ospiti lasciano il parco verso l'ora di cena o dopo le parate e questo significa che le file per le attrazioni sono molto più corte. Considerate anche che nell'Île-de-France in estate fa buio veramente molto tardi e quindi avrete tutto il tempo di godervi le vostre attrazioni preferite all'aperto. Ma poi volete mettere che spettacolo è un giro sul Big Thunder Mountain al tramonto? Numero 3. Evitare le attrazioni all'aperto. Soprattutto nelle ore di forte sole è assolutamente sconsigliato fare le attrazioni all'aperto, in particolare se la fila d'attesa non è coperta. Vi ritrovereste infatti a fare diversi minuti di coda fermi immobili sotto al sole. In questa parte della giornata io vi consiglio di optare invece per le attrazioni come la Phantom Manor, Pirati dei Caraibi, Star Tour, eccetera, che hanno aree di attesa ombreggiate o addirittura al coperto, anche con aria condizionata. Allo stesso modo, programmate di assistere agli spettacoli nei teatri proprio nelle ore più calde. Numero 4. Godetevi gli spuntini freddi. All'interno del resort sono in vendita tantissimi snack freddi. Gelato, frullati, yogurt e granite rendono la nostra visita più dolce e fresca, in tutti i sensi. Esiste forse un modo migliore di refrigerarsi? Personalmente io credo di no. Inoltre, a seconda della land nella quale vi trovate, gli snack possono essere molto diversi e dunque, portafogli permettendo, potreste decidere di assaggiarne diversi per scoprire qual è il vostro preferito. Infine, vi consiglio di evitare cibo molto speziato, fritto o piccante. Col caldo, gustare pietanze troppo pesanti vi porterà un senso di pesantezza e di abbiocco, rovinando la vostra giornata. Numero 5. Fai delle pause in hotel.
Intendiamoci, questa è una cosa che non farei mai. Se sono a Disneyland, io voglio stare a Disneyland. Ma se la giornata è troppo afosa o se avete bambini piccoli che hanno bisogno di un break, perché non approfittare delle piscine di cui sono dotati alcuni degli alberghi Disney? Inoltre, tutti gli ambienti degli hotel sono climatizzati, il che ci dà qualche attimo di sollievo nelle giornate più calde. Numero 6. Spot all'ombra per le parate. Uno dei momenti più belli della giornata a Disneyland Paris è sicuramente quello delle parate. Nei giorni caldi la scelta di un posto ombreggiato vi farà godere meglio il momento senza rischiare insolazioni e scottature. A Disneyland Paris la zona destra della Main Street è ombreggiata al mattino, mentre il marciapiede sinistro è all'ombra nel pomeriggio. Dunque, regolatevi di conseguenza. Voglio essere però molto chiaro su questo. Se volete assistere a una parata in un posto che sia ombreggiato e al contempo uno spot con un'ottima visuale, dovete essere pronti a prendere posto in anticipo e attendere anche un'ora sul bordo del marciapiede. Dunque, se per voi la parata è un momento imprescindibile della giornata, dovete dargli la priorità, sacrificando un po' di tempo per occupare lo spot migliore. Numero 7. Mantieniti idratato. Torniamo indietro al primo punto, ma affrontiamo due questioni molto importanti. Mantenersi idratati e proteggersi dal sole durante una visita estiva a Disneyland Paris è essenziale. Per quanto riguarda la crema solare, andrebbe applicata ogni volta che sentiamo la pelle scaldarsi. Anche se può non sembrare, il sole nei dintorni di Parigi picchia fortissimo. Le immagini che state vedendo sono state girate ad aprile di quest'anno e fidatevi se vi dico che quando le nuvole si aprivano un po', il sole era già davvero molto forte. Fate particolare attenzione al viso e alle braccia, e in generale meglio esagerare che essere parsimoniosi. Una brutta scottatura può letteralmente rovinarvi il viaggio. Per mantenersi idratati invece è essenziale avere sempre la borraccia termica con noi. Se doveste dimenticarla a casa, non preoccupatevi, ne troverete tantissime di ogni forma in vendita negli shop del resort. Ci sono numerose fontanelle nei parchi, di solito nei dintorni dei servizi igienici, ma possiamo trovarle anche all'interno delle code di alcune attrazioni. Vi svelo un trucchetto che utilizzo io. La mattina a colazione, prima di andar via, chiedo del ghiaccio. Metto i cubetti di ghiaccio nelle borracce e così sono sicuro che anche riempiendole alla fontanella, l'acqua arriverà fresca fino alla fine della giornata. E infine, consiglio d'oro, bevete solo acqua, evitate bevande gassate e soprattutto quelle che contengono caffeina, perché vi faranno sentire ancora di più il calore della giornata. E dunque, in maniera molto sintetica, questi erano i miei consigli su come affrontare le calde giornate estive a Disneyland Paris. Ne conoscevate già qualcuno oppure utilizzate altri stratagemmi per visitare il parco col grande caldo? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e vi do appuntamento al prossimo video.